bocca al lupo naturalmente. Senti, intanto anche con due condizioni, perché sei uscito zoppicando e quindi diciamo in un centrocampo che già ha qualche difficoltà con Barreto e Roy, è importante ovviamente sapere come stai. E poi naturalmente le tue prime impressioni sulla squadra, come ti stai trovando, e anche la scelta di avere puntato sul Palermo quando ti volevano anche squadre di Serie A. Ma io sto bene, oggi rientro con il gruppo, ho avuto una distorsione alla caviglia, però sono stato curato egregiamente dallo staff e quindi dovrei rientrare oggi con la squadra al 100%. Poi le prime impressioni sulla squadra, abbiamo fatto due buone partite, sicuramente ci sarà da migliorare, però il mister ci ha dato delle cose da fare, mi sto cercando di interpretarle nel modo migliore, quindi siamo sulla strada giusta secondo me. Poi ho scelto Palermo perché il mister mi ha voluto, venivo a lavorare con Perinetti che già conoscevo, quindi mi ero trovato molto bene. La piazza sicuramente è una piazza che, a parte il fatto che è in Serie B, poi ha tutto da Serie A. E poi è bello giocare per vincere. Se fossi andato in Serie A magari avrei rischiato di fare una stagione come quella di Siena dell'anno scorso e ho preferito così. Giornale Sicilia? Sì, volevo chiedere più che altro le tue sensazioni nei confronti di quei ragazzi che magari ancora hanno il destino in bilico. Un nome per tutti Sorrentino, sono settimane strane per voi calciatori, magari non per quelli come te che insomma sanno benissimo qual è il loro futuro. Come arrivi questi compagni che ancora non sanno se restano, non sanno se giocano sabato, se sono in un'altra squadra la settimana prossima? Possono essere un problema in questo avvio di stagione? Ma io penso di no, perché comunque sono tutti ragazzi intelligenti e si stanno allenando bene anche quando hanno avuto la possibilità di giocare, hanno fatto tutti bene. Stefano poi penso che ha una grande esperienza, quindi sa come si deve comportare, anche se il suo nome tutti i giorni è affibbiato a qualche squadra diversa, sarà così penso fino a quasi alla fine del mercato, ma si sta comportando da professionista com'è. Vuol dire anche in questo modo ti era mai capitato in passato di giocare con 4-2-3-1, che cosa specificamente vi chiede appunto a voi due davanti alla difesa? Sì, io a Frosinone con Moriero già giocavo 4-2-3-1, ma noi dobbiamo interdire e fare partire l'azione, fare la fase offensiva fino a un certo punto, noi dobbiamo cercare di aiutare la difesa, di dare equilibrio alla squadra e di dare la palla davanti, comunque il nostro ruolo è quello di dare equilibrio. Repubblica? Sì, dicevi poco fa che ha voluto il mister qui a Palermo, quanto la presenza di Gattuso, proprio in quanto lui, ex calciatore, con tutto il suo carisma, ha influito su questa cosa e cosa speri di imparare da uno che, bene o male, soprattutto per questo ruolo che adottate adesso, ha fatto, diciamo, il tuo ruolo? Beh, ha influito molto, al di là che mi voleva, anche comunque un mister che nella sua carriera ha avuto un ruolo così importante in una squadra come il Milan, che ha vinto tutto, può solo farmi crescere, soprattutto dal punto di vista del carisma, quindi io ho optato per questa scelta soprattutto per il mister. CTS Giglio? Ti volevo chiedere, poco fa appunto sentivo che c'è una curiosità, che hai segnato proprio al Modena, quindi potrebbe essere questa una bella occasione per ripetersi. Ecco, che ricordai di quella partita? Ma era una partita difficile perché venivamo da una sconfitta contro Piacenza dove c'erano state delle polemiche perché vinciamo 2-0, poi abbiamo perso 3-2. E quindi avevamo molta pressione addosso, non abbiamo fatto una bella partita, devo dire forse la più brutta partita della Serie B a Siena, però loro non hanno mai tirato in porta, noi abbiamo tirato in porta una volta, ho tirato io, abbiamo vinto, ho fatto gol, abbiamo vinto, quindi sicuramente per me e anche per i compagni è una bella soddisfazione. Gente come Claudio Terzi e Gennaro Troianello che erano con me, si ricordano, sanno che è stato bello anche vincere così. Non la tomba, non dirò un gol. Sì, praticamente così.
Abbiamo già visto che il mister, insomma, vuole che si giochi la palla dietro tra i difensori, il portiere. Con la Cremonese c'è stato un errore che poi ha portato al rigore e infine al gol. Cosa pensi, insomma, di questa decisione, questa strategia? La nostra strategia penso sia quella giusta, perché comunque le squadre che giocano contro di noi saranno portate ad aspettarci, quindi noi dobbiamo cercare di tenere la palla per poi trovare il varco giusto per riuscire a fare l'azione da gol. Contro la Cremonese c'è stato un errore, ma l'importante è che noi continuiamo verso quella strada e poi comunque sbagliando si impara, la prossima volta staremo attenti. È anche un modo per farli capire se vi aspettano. Se vi aspettano non c'è spazio. Quindi. Corriere dello Sport e poi sta di news. Ma sicuramente è una squadra che ha fatto bene l'anno scorso, non ci sarà De Magni che era la loro arma in più l'anno scorso, però l'allenatore è un allenatore che ha tanta esperienza, quindi avrà sicuramente studiato qualcosa per metterci in difficoltà, ma noi pensiamo a noi, sappiamo che decidiamo noi le sorte della partita, perché ci stiamo allenando per essere i migliori, quindi starà a noi dimostrare di essere, che il Modena non ci creerà problemi. Bene. Dopo due partite in casa arriva anche il primo impegno ufficiale in trasferta. Vi sentite pronti anche a lottare senza l'aiuto del pubblico? Il pubblico dà una mano. Poi io non ero abituato a certi pubblici, quindi è stata una cosa piacevolissima. Però noi andiamo lì fuori casa sapendo che comunque qui a Palermo c'è gente che, anche se non è allo stadio, è come se lo fosse. Quindi siamo tranquilli anche se siamo in trasferta. Va bene così? Il gioco del Palermo prevede appunto due centrocampisti e due essenzialmente di rottura, ma che anche hanno una certa capacità, insomma, di cambiare gioco. Per esempio, ho visto anche nei 20 minuti col Verona, tu hai fatto due o tre cambi di gioco, quindi ecco, non penso possa essere soltanto un ruolo, come dire, passivo, ecco, quello dei due centrocampisti centrali, ma credo che farete anche in modo, insomma, di girare la palla, cioè dovete avere anche delle qualità tecniche, diciamo, importanti. Ecco, è un ruolo nel quale tu ti ritrovi, così siete quattro che dovrete un po' forse alternarvi. Sì, io mi ritrovo, ho spesso giocato a due in questo modo. Poi nel calcio di oggi servono tanto anche le qualità tecniche oltre a quelle fisiche, quindi il mister poi vuole che la palla passi dai centrocampisti, anche se siamo mediani, comunque sappiamo giocare con la palla, poi durante l'anno il mister ci aiuterà a migliorare. Invece dei quattro credo che siete soltanto disponibili tu, in questo momento è Bacinovic, ci sono novità di... No, ecco, io ve l'avevo notato più tardi. Dico, ci sono delle caratteristiche che ti fanno dire di trovarci magari meglio con giocatori come Ingoi rispetto a Pacinovic, magari anche l'impostazione, diciamo, dalla sua? Ma non lo so, perché ho giocato con Ingoi e con Pacinovic non ho ancora potuto giocare, però penso di no, alla fine tutti sappiamo quello che dobbiamo fare in mezzo e penso che uno valga l'altro. Quindi andate incontro. Sì. Tu hai fatto la B, l'hai ripunta, la conosci anche questa sera abbastanza bene. Ecco, quanto è importante, considerato che avrete quattro trasferte nelle prime sei giornate, partire bene in una piazza che ha bisogno di un rilancio psicologico, sia per la fiducia all'interno della squadra, sia per la fiducia verso l'esterno? Penso sia importantissimo sia per i tifosi all'esterno, ma soprattutto per noi, perché partire bene, riuscire a fare punti in un campionato difficile e lungo come quello di Serie B, penso sia la cosa migliore. Siete stati costruiti per partire subito, anche dal punto di vista della preparazione atletica, per scattare subito, diciamo, per avere risultati immediati, penso, oppure dal punto di vista fisico, atletico, ecco, vi sentite già al top, oppure considerato che 42 giornate sono molto lunghe, magari
la condizione arriva dopo? Ma no, secondo me stiamo bene fisicamente, abbiamo dimostrato anche nelle due partite di Coppa Italia che comunque si sta bene fisicamente. Certo, poi la condizione migliore arriverà più avanti, ma quello non sarà solo il nostro caso, ma penso di tutte le squadre. Va bene così? Grazie a tutti, grazie. Giovanni, siete pronti voi?